Adesso è stato perdonato. Allora, Kenny, il tuo punto di vista sulla partita. Partivamo, cioè abbiamo preparato molto bene la partita, sapevamo che la loro arma principale era l'aggressività e i rimbalzi in attacco. Cioè, sapevamo che per vincere dovevamo limitarli da quel punto di vista e ci siamo allenati tutta la settimana cercando di replicare la stessa intensità che poi abbiamo messo in partita e che sapevamo loro volevano mettere, mani addosso, rimbalzi in attacco, rubate, pressione a tutto campo. Alla fine l'importante per me è che siamo riusciti a portarla a casa, anche perché era una partita molto importante contro una squadra assolutamente pronta per giocare. Hanno avuto, secondo me, l'infortunio di Holloway che li ha limitati, però noi comunque siamo riusciti a fare una buona partita, sapevamo i loro punti di forza, i loro punti deboli e li abbiamo sfruttati. Pensiamo già ad Agrigento a questo punto, che sarà una partita assolutamente difficile. E niente, questa partita sono contento di come abbiamo giocato. Anche oggi abbiamo giocato molto di squadra, che secondo me è il modo giusto per vincere le partite. Alla fine ha detto il coach 5-1 in doppia cifra, che non è male. E invece per quanto ti riguarda, cosa ti sta piacendo di quello che riesci a fare in campo e cosa invece vorresti cercare di migliorare? Ma io sono contento di giocare, cioè nel senso sono state due partite in cui non ho giocato, ero arrabbiato ovviamente, ero arrabbiato, avevo voglia di giocare, però lo staff, i compagni di squadra mi danno tutti fiducia. Ci sono delle cose che magari... Non è facile farli in una squadra di questo livello, che magari mi riescono di più in allenamento, che però voglio riuscire a fare anche in partita. Il coach mi sta dando fiducia, la squadra, i compagni di squadra lo stesso. Cioè per me sono stati importantissimi nelle due settimane in cui non ho giocato. Alcuni sono venuti anche a parlare in spogliatoio. Per quanto mi riguarda sono contento di oggi, però cioè, posso fare molto meglio secondo me. Cioè, è un punto di partenza, non un arrivo. Il coach ha detto che sei il termometro della squadra, ti ha definito prima. Quindi come vedi lo spogliatoio, come l'hai visto cambiare lo spogliatoio, perché noi da fuori l'abbiamo visto cambiare in maniera positiva, come tanti atteggiamenti sono stati limati e adesso sembra sempre di più partita dopo partita, veramente una squadra che ha una bella idea in testa, sembra unita da fuori e sembra che le idee siano chiare, dico. Quindi da come tu invece da dentro che cosa hai vissuto sulla tua pelle? Secondo me il gruppo si costruisce col tempo, cioè è inutile stiamo qui a parlare, cioè alla fine partita dopo partita il gruppo sta venendo fuori. Inizialmente cioè, io ho avuto subito una buonissima impressione, anche perché avere l'opportunità di allenarmi con questi giocatori, cioè per me è stato un modo per migliorare, cioè giornalmente io comunque devo giocare contro Giacchetti, devo giocare contro Lewis, e loro nello spogliatoio comunque cercano di mantenere una certa solidità, ecco, la parola che usano tutti gli allenatori, solidità. Mi permetto una battuta, dopo che hai fatto quell'errore che abbiamo, diciamo questo errore in contropiede che abbiamo parlato prima, abbiamo visto che Lewis ti ha parlato, ti ha detto cose nell'orecchio e poi cosa ti ha detto? Tira come faccio io da tre, il secondo dopo hai fatto così, no, hai seguito il consiglio? Di tirare basta. Perché ho visto che hai fatto esattamente il movimento che ti aveva suggerito. Sì, no, ma ho detto di tirare e basta. Quindi un buon consiglio. Sì, sì, sì. Un buon consiglio. Grazie, Ken.